Dopo 4 anni dall'uscita, signori, questo video è tutt'altro che scontato, perché vediamo se ha senso comprare nel 2021 un iPhone X. iPhone X, ragazzi, per chi non lo sapesse, è stato il mio primo iPhone. C'è ancora il video online, ragazzi, e quel video, il video unboxing dell'iPhone X, è storico perché segna quel punto di svolta nel mio canale, della mia vita. E poi c'è quella spontaneità che lo rende veramente bellissimo. Ragazzi, veramente, se non l'avete visto, andatelo a vedere perché... goosebumps. E comunque sia, finalmente ce l'ho tra le mani di nuovo dopo un sacco di tempo. L'ho utilizzato per tantissimi mesi, lo conosco benissimo l'iPhone X e sono pronto a parlarvene per capire se per circa... no, del prezzo ne parliamo dopo. Display, ragazzi, è uno di quegli ambiti in cui devo fare i complimenti a Apple, perché veramente dall'iPhone X al mio iPhone 12 Pro Max che utilizzo come principale non cambia veramente niente. Quindi applauso, perché nel 2017 un display così veramente top. Anche i pollici del display, 5,8 pollici, secondo me sono quelli ideali, perché non è né troppo grande né troppo piccolo. Il 12 mini è troppo piccolo, il 12 c'è ancora c'è, e anche quello là niente male, ma secondo me il compromesso ideale sono questi 5,8 pollici. Pensa se avessero fatto un 5,8 pollici squadrato col design degli iPhone 12, secondo me sarebbe stato perfetto. Mi spiace un sacco che Apple abbia killato questo polliciaggio qui, che è polliciaggio. È veramente bellissimo, si tiene benissimo con una mano, è il compromesso ideale. Anche la notch rispetto agli iPhone 12 è rimasta identica. I bordi del display, non fatevi ingannare dal fatto che i 12 siano squadrati, perché i bordi sono uguali. E quindi dal punto di vista del display, lo stesso OLED con la stessa densità di pixel, insomma, ma non cambia veramente niente. Neri perfetti, colori perfetti, luminosità perfetta, tutto perfetto, perfetto. Vabbè, l'ho detto già, perfetto. Passiamo al design. iPhone X, carissimo, il primo design con il borderless. Sì, è bello davanti, è bellissimo perché è borderless. Ma mamma mia, signori, che professionalità oggi. Anche l'acciaio inossidabile ai lati, a differenza, vi faccio sempre il paragone con i 12 Pro, cioè è utile, ok? Anche il 12 Pro Max ha il bordo in acciaio inossidabile, ma qui, essendo squadrato, prende un sacco di ditate, perché c'è appunto più superficie su cui stampare le nostre dita lerce. Qui invece si nota meno perché è stondato, appunto, e quindi l'acciaio inossidabile qui lo rende solamente bello. La parte brutta, secondo me, viene dietro. Aspettate che lo pulisco. Ah, appunto, devo parlarvi del fatto che si sporca sempre. Madonna, ragazzi, allora o gli prendete una cover, probabilmente gli prendete la cover, quindi nessun problema. Se no gliela prendete, compratelo bianco, perché se voi fate così prende un sacco di impronte. E poi è anche soddisfacente pulirlo. Poi dopo un po' diventa una rottura di palle, quindi prendetelo bianco. Per il resto, la fotocamera a semaforo inizialmente mi piaceva, poi sono usciti gli iPhone 11, te l'hanno fatta sembrare uno schifo, però insomma carino, nel complesso molto carino. Poi vabbè, se volete il vetro satinato qua, le fotocamere fighe, quelle là sono più sfizi che vi togliete. No, l'importante è che sia bello, lui è bello, quindi sciocchezza a posto. Direi di toglierci prima tutte le cose positive. Le prestazioni, ragazzi, nonostante nei benchmark faccia la meno della metà degli iPhone 12, lui comunque, ragazzi, è perfetto per l'utilizzo quotidiano. Chiaramente, se poi mi venite a prendere i giochi, quelli pesanti, le applicazioni che devono renderizzare cose, poi grazie che chiaramente quelle là ci sono i caricamenti più veloci, magari c'è qualche laghettino in meno, ma in linea generale, ragazzi, soprattutto nell'utilizzo quotidiano, lui non fa differenze. Alla 12 mi pare, insomma, un processore di tutto rispetto. E qui mi ricollego agli anni di aggiornamento. Chiaramente lui è uscito nel 2017, gli anni passano, le cose invecchiano, lui invecchia e probabilmente verrà aggiornato fino al 2023, quindi voi dovete fare questa, da questo ragionamento fate, ascoltate. È il 2021, prendete il vostro iPhone X, vi costa ad esempio 300 euro, fate questo ragionamento, state spendendo 150 euro all'anno, vale come investimento? Ci sta, secondo me. Quindi dal punto di vista del prezzo rapportato comunque agli anni di aggiornamento che gli rimangono, secondo me non c'è ancora nessun problema. Certo, se dovete prenderlo, però andando, fatemi finire, poi vedete se prenderlo, ok? Se dovete prenderlo, chiaramente non prendetelo l'anno prossimo, sbrigatevi, prendetelo adesso perché gli rimane poca vita, insomma. Passiamo adesso alle cose brutte, quelle schifose, tipo la batteria. Sponsor di oggi è Ecovacs con il suo D-Bot N8 Plus, il mio robot aspirapolvere che abbia mai provato. Banalmente è il più costoso, ma li vale tutti questi 599 euro su Amazon. Oltre al freddo aspirapolvere lava anche i pavimenti tramite un pannetto agganciabile sotto. Dall'app si modificherà anche il getto d'acqua e non solo, anche la potenza dell'aspirapolvere, che è tantissima, arriva a 2300 Pascal, quindi onesto. In convenzione c'è anche la base di ricarica e lo svuotamento autonomo della vaschetta. Infatti dall'app possiamo dire di interrompere la pulizia, tornare alla stazione e prima di ricaricarsi si avvia questo meccanismo di svuotamento automatico.
Sull'applicazione si può vedere in tempo reale la mappa della vostra stanza e dove sta passando il robot, perché è fatta molto bene, molto intuitiva, e anche la configurazione del robot molto molto facile rispetto insomma a tutte le altre che ho provato. Si può far partire la pulizia, si può scegliere quali aree far pulire, in che ordine farlo, indicargli zona per zona se passare due volte, insomma molto approfondita la pulizia, che la fa bene, insomma anche gli ostacoli, la gestione delle pulizie degli angoli molto molto bene. Inoltre, se avete animali domestici in casa oppure siete allergici alla polvere, il sacchetto contenuto all'interno del contenitore è adatto anche a questi scopi. Ottima anche l'autonomia di 2 ore, è in grado di pulire circa 200 metri quadri, insomma devo dire figo. Link in descrizione. Adesso torniamo al video. Passiamo adesso alle cose brutte, quelle schifose, tipo la batteria. E qui entra in gioco il fatto che se dovete prendere l'iPhone X dovete prenderlo per forza ricondizionato o usato. Qual è il problema di prenderlo ricondizionato o usato? La batteria, che probabilmente vi ritroverete con una percentuale più bassa. Adesso io vi consiglio sempre di prendere i ricondizionati in dei siti come esempio Trend Device o Refurbed. Decidete il grado dell'iPhone, vi arriva l'iPhone, date delle impostazioni, percentuale batteria, la capacità massima, se è sotto il 95 esagerato, diciamo 90%, sotto il 90 ragazzi vi direi di fare il reso, e non perché sono Dario Torres e voglio istigarvi a fare il reso, ma proprio perché la batteria dell'iPhone X già dura poco quando è proprio al massimo della sua capacità. Se poi la scendete, allora lì no, assolutamente ve lo sconsiglio. Se la capacità della batteria è al 100%, quindi avete una batteria nuova all'interno del vostro iPhone X, devo dirvi ci può stare. Certo, fate compromessi, fate tanti compromessi, magari a fine giornata, specialmente se fate un utilizzo stress, probabilmente non ci arriverete, dovrete per forza fare una carica durante l'ora di pranzo, però in qualche modo ci arrivate. Certo è che è il più grande compromesso, perché dura poco, c'è poco da fare, è il più grande compromesso che dovete fare. Prossimo punto, signori, fotocamera è qui. Quando era uscito era ottima, adesso si sono fatti dei grandi passi in avanti sotto questo punto di vista. Apple ha innovato, adesso anche con l'iPhone XS, ok, è per questo che poi dopo vi andrò a introdurre la differenza di prezzo, insomma ne parliamo dopo. L'iPhone X, a differenza dell'iPhone XS, ha una camera meno stabilizzata, meno qualitativa, meno performante nelle situazioni di bassa luminosità, soprattutto la fotocamera frontale. Anche nelle storie su Instagram si vede la differenza, insomma dal punto di vista della fotocamera meglio spendere quel poco in più, anche se va bene per Instagram, ok, va bene per Instagram, dal punto di vista della fotocamera meglio spendere quel poco in più per avere l'iPhone XS. E qui arriviamo al prezzo, perché nella maggior parte dei siti ricondizionati lui con l'iPhone XS cambia poco, cambia veramente poco, questione di massimo 60 euro, veramente pochissimo. Se trovate l'iPhone X una differenza di più di 100 euro con l'iPhone XS, tipo lo trovate usato da subito, non lo so, a meno di 100 euro dall'iPhone XS, allora secondo me ha senso, considerate anche l'investimento che vi ho detto prima annuale. Se invece lo dovete prendere su un sito di ricondizionati, allora considerate che l'iPhone XS per quel poco che costa in più è meglio dal punto di vista della fotocamera, dal punto di vista della batteria e basta in realtà, e quindi vi consiglio di prendere l'XS. Poi dipende soprattutto dal prezzo a cui lo trovate. Lui è ottimo, cambia poco in molte cose rispetto ai nuovi iPhone e costa poco, c'è poco da dire, c'è da ammetterlo, potrebbe valerne la pena, specialmente se magari mi dite guarda a me non frega niente della batteria, prendilo subito, guarda io non faccio foto, al massimo faccio qualche storiella su Instagram, prendilo subito. Insomma fate il ragionamento del prezzo, più di 100 euro prendete l'X, meno di 100 euro prendete l'XS, fate così, ascoltatemi e sarete soddisfatti del vostro nuovo iPhone. Per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo della visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, ciao.